Nuova edizione delle Breaking News di Calabria News 24. Partiamo con le notizie del pomeriggio. Sono arrivati nel centro di accoglienza Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto nel Crotonese 97 richiedenti asilo provenienti dalla Libia tramite un corridoio umanitario nell'aeroporto di Fiumicino. Ne dà notizia con un comunicato la prefettura di Crotone. Marcia della pace a Scalea, organizzata dall'amministrazione comunale per manifestare contro gli eventi bellici di questi ultimi giorni che hanno scosso la popolazione mondiale e generano ansie e timori soprattutto nelle comunità ucraine e polacche che vivono in Italia e nel comune dell'Alto Tirreno Cosentino. È stato presentato nella cittadella regionale a Catanzaro dall'assessore all'agricoltura Gianluca Gallo, insieme ai vertici della CIA Agricoltori Italiani, il progetto Innovazione nella filiera agrumicola, che ha l'obiettivo di tutelare le aziende e tutto il comparto. Sono giorni drammatici per la nostra vita. L'odio, le armi, la guerra lasciano solo macerie, distruzioni, vittime innocenti, morti ed umanità in fuga verso un sogno di liberazione. Lo scrive in un post su Facebook Mimmo Lucano, facendo riferimento alla guerra in Ucraina e alla fuga dal paese di migliaia di persone nei confronti delle quali l'ex sindaco di Riace mette a disposizione le case che, quando era primo cittadino, venivano utilizzate dai migranti. A Castrovillari cala il sipario sul carnevale, un'edizione, quella di quest'anno, dedicata ai bambini, con artisti di strada, giocolieri e coriandoli, che hanno intrattenuto anche gli adulti in 3 giornate ricche di allegria. E per oggi è tutto, vi aspettiamo domani con le nostre breaking news, sempre qui su Calabria News 24. Grazie.